Oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Lus Carmelis vitis fulgera, splendor Celi Virgo puer pera, singularis mater vitis, sed buongiorno a tutti, siamo nel nono giorno della nostra novena in onore alla Vergine Maria del Monte Carmelo, quindi siamo proprio ai vespri di questa festa bellissima. E oggi rifletteremo sulla vita mariana. Sì, perché rivestirsi dello scapolare vuol dire che vogliamo vivere una vita mariana, cioè a imitazione di Maria, seguendo Maria per arrivare subito a Gesù, perché la via più, diciamo così, più veloce per arrivare al Signore è la sua madre. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. Disse l'angelo: nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Ecco, vediamo qui in questa scena Maria che dà il suo sì a Dio, no? All'invito dell'angelo di essere la madre di Dio. Le risponde di sì, con generosità, con disponibilità. Maria compie la volontà di Dio in ogni istante della sua vita, fino alla croce, no? Vediamo Maria lì che ripete ancora il suo fiat. E Maria è felice, è davvero felice quando vede che i suoi figli, come lei, compiono la volontà di Dio. Quando i suoi figli, all'invito di Dio, dicono sì, rispondono di sì ad ogni suo volere. Questa è la volontà di Maria, che noi possiamo compiere sempre ciò che ci chiede Gesù. E questo è seguire Maria, seguire lei. Ed essere così disponibili, generosi all'invito di Dio per noi. Maria, siccome ha saputo sempre rispondere di sì, ha sempre obbedito alla volontà di Dio, ora in cielo è l'onnipotente supplicante, cioè le sue suppliche, le sue preghiere, il Signore le ascolta sempre, perché lei è la sua umile madre, quindi lui non resiste a ciò che Maria gli supplica, no? Gli chiede. Quindi possiamo affidare a Maria le nostre intenzioni, la nostra vita, il nostro cuore e possiamo davvero seguire i suoi passi, le sue orme, che possiamo sempre compiere la volontà di Dio, aiutati, sorretti dalla sua Madre Santissima, perché lei sa quello che pre come presentare a Gesù, no? Le nostre intenzioni, le nostre necessità. Sa come presentare a Gesù anche le nostre debolezze e possiamo affidare tutta la nostra vita a Lei, vivere la nostra vita insieme a Lei. E possiamo essere davvero figli amatissimi, figli che compiono sempre la volontà di Dio, figli che ascoltano sempre la parola del Signore, così come è stata la loro madre, la Vergine Maria. Quindi, che possiate vivere domani una bellissima festa piena di gioia, piena di esultanza, quella esultanza in Dio, no? Nostro Salvatore. E voi che vi rivestirete domani dallo scapolare, tanti, tanti auguri di santità. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre Celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre,
di Dio, prega per noi. Santa Maria del Monte Carmelo, prega per noi. Santa Maria dello Scapolare, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre Signora del Carmelo, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Fertile Giardino del Monte Carmelo, prega per noi. Fiore del Carmelo, prega per noi. Vite fiorente, prega per noi. Splendore del cielo, prega per noi. Stella del mare, prega per noi. Rosa fragrante, prega per noi. Profumo del Carmelo, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei mistici, prega per noi. Regina dei consacrati, prega per noi. Regina dei carmelitani, prega per noi. Mistica scala del Monte Carmelo, prega per noi. Mistica stella del Monte Carmelo, prega per noi. Piena della grazia divina, prega per noi. Sposa eletta di Dio, prega per noi. Amica del Padre Celeste, prega per noi. Dimora del Verbo Divino, prega per noi. Tabernacolo dello Spirito Santo, prega per noi. Discepola del Signore, prega per noi. Maestra del Silenzio, prega per noi. Via retta che conduce al cielo, prega per noi. Chiave porta del Paradiso, prega per noi. Guida sicura al cielo, prega per noi. Armatura contro il male, prega per noi. Nostra avvocata, prega per noi. Regina e bellezza del Carmelo, prega per noi. Maria mediatrice del Santo Scapolare, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio che hai onorato l'ordine del Carmelo col titolo glorioso della Beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, concedi a noi che ne celebriamo la memoria di poter giungere forti del suo aiuto alla vetta del monte che è Cristo Signore. In Dio vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.